Due cabine di uno stabilimento balneare e la scritta Forte dei Marmi ieri come domani. È questo il nuovo brand che racconta la famosa località turistica della Versilia, presentato a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana. Un brand che spazia dal nuovo sito internet alla promozione attraverso i social. Rappresentare così fortemente caratterizzata la Forte dei Marmi è anche per la Regione un'azione incisiva e convincente, perché dietro ai nostri brand più affermati segue poi la valorizzazione di tutto ciò che c'è intorno, la Versilia da una parte, ma anche l'entroterra, la montagna. Un marchio che racconta Forte dei Marmi, il turismo, i suoi stabilimenti balneari, tra il mare, le puane, le boutique, gli storici locali, la vita notturna. Caratteristiche che hanno reso famoso il forte come eccellenza nel panorama turistico italiano. Il brand vuole innanzitutto difendere la nostra identità, le nostre caratteristiche turistiche, riposizionarci nel mercato turistico italiano e vuole soprattutto mandare tre messaggi. Il primo messaggio è un messaggio inclusivo e non esclusivo. Il nostro è un turismo di qualità, non un turismo semplicemente di lusso. Poi un messaggio verso nuovi mercati stranieri è che il forte è per tutto l'anno, non solo per l'estate, come ha voluto sottolineare Matteo Bocelli, figlio del cantante Andrea Bocelli, che abita al forte da più di 20 anni. Un luogo meraviglioso che tutti conoscono fondamentalmente durante l'estate, perché ovviamente la balneazione eccetera, ma che consiglio a tutti di vivere e di provare anche durante l'inverno, quando invece si respira tanta più tranquillità, tanta più pace.